In questo video parleremo del portfolio bibliotecari o e-portfolio. Innanzitutto definiamo che cos'è. Ci sono molte definizioni. Prendiamone una: collezione di materiali che sono stati assemblati da una persona e vengono conservati e curati poiché provano ed attestano le affermazioni che quella persona potrebbe fare in merito a sé di fronte a terzi. Vorrei precisare innanzitutto che le riflessioni sul concetto di base del portfolio, detto anche bilancio delle competenze, restano valide sia che si presenti in formato elettronico che cartaceo, quindi parliamo indifferentemente di portfolio o e-portfolio. Qui parleremo generalmente di portfolio, lasceremo a voi la scelta sul formato, perché ci interessa meno dei contenuti. Barrett disse nel 2000 che il portfolio non è una collezione casuale di artefatti, ma uno strumento che serve alla riflessione e dimostra la crescita nel tempo. Duchamp ed altri nel 2002 lo definiscono come una collezione di artefatti, evidenze e riflessioni che documenta ciò che l'individuo sa o è capace di fare nel campo professionale. Quindi una collezione di oggetti che servono a dimostrare delle competenze. I motivi per farlo sono diversi: per pianificare lo sviluppo professionale, personale, per avere uno sguardo olistico sulle proprie conquiste personali, per fare progetti per uno sviluppo ulteriore, per illustrare i progressi professionali ai fini della valutazione di terzi, siano altri professionisti, siano futuri possibili datori di lavoro. Che cosa inseriamo per dimostrare di avere le competenze? Ovviamente i certificati relativi alle esperienze di formazione che abbiamo fatto, non soltanto la formazione universitaria, ma anche la formazione sul posto di lavoro, l'addestramento, le occasioni non formali e informali di apprendere, le esperienze lavorative quindi, ma soprattutto la riflessione su quanto tutto ciò ha contribuito a farci crescere. I formati di questi artefatti, di queste evidenze che aggiungiamo, possono variare. Veniamo ora alle indicazioni pratiche. Quali parti compongono il portfolio che andrà presentato in questa sede? La presentazione, una dichiarazione autovalutativa, delle evidenze o artefatti a supportarle e un curriculum vitae. Per gli scopi di questa esercitazione il curriculum vitae deve essere sintetico. Andrà compilato solo relativamente agli ultimi 2 anni, perlomeno per quanto riguarda l'aggiornamento professionale. Ovviamente la formazione di base si può includere, anzi si deve includere, anche se sono passati più di 2 anni. Altri componenti del portfolio che non vanno necessariamente allegati sono le competenze che si intendeva sviluppare all'inizio del processo e le competenze che si sono sviluppate alla fine del processo. Come dicevo, non sono documenti che vanno allegati integralmente, ma sono fondamentali per la sua redazione. Tra poco seguiranno ulteriori precisazioni in merito. Questa è la presentazione, ovvero la copertina, del portfolio di Maria Rossi. Maria Rossi mette una fotografia e una breve presentazione di sé. Non si tratta ancora di una riflessione approfondita, tuttavia Maria qui ci dice quali sono i suoi interessi e ci orienta verso le competenze che pensa di poter evidenziare nel suo portfolio, che sono l'information literacy e i big data. Probabilmente la copertina è stata scritta alla fine del percorso, quando Maria aveva già le idee chiare. Segue una dichiarazione autovalutativa. Non deve essere troppo lunga. Per una prima attestazione possono andar bene 1000 parole. Per la rivalidazione potrebbe essere una buona idea abbreviarla.
Questa dichiarazione costituisce il filo conduttore per la lettura del portfolio e la chiave per la sua comprensione da parte dei valutatori, e viene fatta alla fine del percorso. Per redigerla occorre avere in mente quali competenze si vuole provare di possedere o comunque di aver sviluppato e avere sotto mano le evidenze o artefatti che servono a provarlo. Non occorre citare integralmente le evidenze nella dichiarazione, esse fanno parte del portfolio, tuttavia occorre farvi riferimento in modo chiaro per spiegare la funzione che hanno avuto nel percorso di crescita. A titolo esemplificativo, la dichiarazione potrebbe contenere affermazioni come la lettura del libro di cui ha avuto questo effetto, oppure in seguito alla frequenza del corso di catalogazione delle fonti fotografiche ho sviluppato questo progetto, e via dicendo. Altra parte costituente del portfolio sono le evidenze o artefatti che sono relativi ad attività come l'apprendimento formale, quindi i corsi universitari, l'apprendimento non formale, ad esempio AIB indica i corsi a quattro fasi come questo con attestazione delle competenze, e l'apprendimento informale. L'apprendimento informale merita un discorso a sé. Molte sono le definizioni e le attività che vi possono rientrare. Secondo il SILIP, l'Associazione dei Bibliotecari del Regno Unito, possono rientrarvi anche la lettura di blog, le conversazioni con i colleghi, posto che queste attività siano accuratamente motivate e che ne venga messa in evidenza la rilevanza rispetto alle competenze che si vogliono dimostrare nel portfolio. Queste, nella slide, sono le voci indicate nella direttiva AIB sulla formazione continua approvata a dicembre scorso. L'allegato 2 le descrive in dettaglio. Come scegliere le evidenze? Le evidenze da allegare sono 10, ma non è difficile che ne possediamo il numero maggiore. Per sceglierle può essere utile compilare una tabella come quella proposta. Nella prima colonna abbiamo la descrizione dell'attività. Che cosa abbiamo fatto? Nelle colonne 2, 3 e 4 sono descritte tre competenze che pensavamo di migliorare. E via via si introducono le note relative alla rilevanza che quella determinata attività ha avuto per il raggiungimento di quella competenza. Nell'ultima colonna descriviamo il tipo di evidenza. Può essere un attestato, una guida prodotta per gli studenti, un report istituzionale e mille altre cose. E si stimano le ore, poiché la direttiva AIB parla di carichi di lavoro. Come avete potuto vedere, se guardate l'allegato alla direttiva, i carichi di lavoro non sono ancora stati stabiliti. Provate pure a farlo voi e condividete le vostre impressioni, soprattutto se rilevate alcune criticità. Ci aiuteranno ad affinare lo strumento. Più interessante è il discorso relativo alle forme delle evidenze. Non devono necessariamente essere soltanto in formato cartaceo. Se abbiamo tenuto una lezione, potremmo allegare il video. Se abbiamo svolto un laboratorio di promozione alla lettura, potremmo avere delle foto o i cartelloni prodotti dai partecipanti. Se teniamo un blog, possiamo allegare i riferimenti alle pagine. Non pensiamo al portfolio come ad un prodotto statico. Quindi abbiamo detto che per compilare un portfolio vanno scelte le competenze che si pensa di migliorare, le aree professionali. In questa esercitazione compileremo soltanto la riflessione a posteriori relativa alle conoscenze che si sono acquisite, anzi alle competenze che si sono acquisite. Non ci occuperemo di progettare quali competenze intendiamo migliorare come si farebbe in un percorso normale. Lo schema, dimostrato alla slide precedente, può essere utile alla riflessione, tuttavia non va necessariamente inserito nel portfolio, dove invece vanno inserite soltanto la descrizione delle competenze e le evidenze di quelle attività, quelle 10 al massimo, che si sono scelte per dimostrarne il raggiungimento.
Ritorniamo al nostro corso. Qual è l'obiettivo di questa attività nell'ambito del corso? Beh, è quello di costruire un portfolio elettronico professionale per provare ad applicare un modello, per evidenziare opportunità e criticità e raccogliere suggerimenti, ma soprattutto per contribuire allo sviluppo di se stessi da parte di chi lo compila, di chi vi partecipa e alla vostra crescita professionale. Questo video ha l'intenzione di chiarire i punti principali. In piattaforma avete altri materiali a disposizione e quindi potete iniziare l'esercitazione. Se avete altre domande, questa è l'occasione per un bel dibattito in piattaforma e per sperimentare così la parte migliore dell'e-learning, ovvero l'apprendimento in collaborazione con gli altri. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.